Violetta Zironi, il flauto di Piazza Vittorio. Intanto si è parlato di una, non di una pamina, ma di una super pamina, quindi raccontaci un po' l'evoluzione del tuo personaggio dall'opera originale a questa. Sicuramente sì, come ha detto appunto Mario, nell'opera originale Pamina è una sottomessa e succube delle decisioni di altri, delle decisioni dei propri genitori o dei propri, del proprio principe, eccetera, eccetera. Invece in questa nuova versione è Pamina che determina l'accadersi degli avvenimenti di questa storia e il trasformarsi degli avvenimenti, nonostante lei sia non solo una donna ma anche una bambina, perché lei è in balia poi delle decisioni dei suoi genitori, ma a un certo punto lei decide di mettere il piede nella porta, prendere in mano la situazione e risolvere, diciamo, questa situazione molto drammatica. Quindi è una trasposizione, diciamo, non solo cinematografica ma anche attualizzata, no? Perché adesso anche, insomma, negli ultimi tempi la donna anche nel cinema, nel teatro, persino nei film d'animazione, insomma, ha un potere anche decisionale molto più forte. Sì, assolutamente. E io inizialmente, ti dirò, non me ne sono pienamente resa conto all'inizio delle riprese. Ci sono voluti i consigli dei due registi, di Fabrizio Bentivoglio, proprio per quanto riguardava la mia recitazione, per farmi calare nel personaggio completamente, dirmi: tu sei una donna e sei una bambina e i tuoi genitori si stanno litigando per te. Una ti ruba, l'altro ti rapisce. E poi, cioè, pensa se tutto questo fosse al giorno d'oggi, come, cioè, sarebbe una situazione tragica. E questo mi ha aiutato molto a capire come affrontare l'interpretazione del personaggio. Tra l'altro, questo è il tuo esordio cinematografico? Sì. Pensi di continuare? Non mi dispiacerebbe. Penso che avrei bisogno di studiare un po'. Però è stata un'esperienza molto bella e mi piacerebbe che si ripetesse. Senti, diversi anni fa, 5-6 anni fa mi sembra, X Factor, e poi te ne sei andata a Berlino, che è successo? Sì, poi dopo un paio d'anni, dopo X Factor, ho lasciato tutto alle mie spalle e ho detto: voglio cambiare aria, voglio ripartire da zero, portandomi dietro il bagaglio che mi aveva dato questa partecipazione a X Factor e l'esperienza che ero riuscita a farmi. Ed è stato per me una cosa molto, molto positiva, perché adesso riesco a costruirmi, sto riuscendo a costruirmi una carriera all'estero, che per un musicista italiano non è sempre scontato, e spero però un giorno di poter tornare in Italia, una volta quando sarò pronta. Sei ancora lì, vivi ancora a Berlino? Sì. L'ukulele ce l'hai sul comodino oppure ogni tanto lo suoni ancora? L'ukulele l'ho lasciato a casa, a Reggio Emilia. Grazie Violetta, in bocca. Grazie a voi.